una montagna di fumo. Ho fatto dormire i miei figli, quando in questo momento vorrei solamente fargli una valigia e farli andare via. Non lo farò mai, io non sono neanche regina di nascita, ma non cambierei questa città con niente al mondo, non cambierei questa gente con niente al mondo. Sommersa non nel senso cattiva come quella che possiamo pensare, sommersa perché su 100 regini 99 siete voi, sono questi. E, come già detto, quello che è venuto, ecco, si sta spostando, sta arrivando. Ah, ecco, sì. Non me ne andrei per niente al mondo da qui, veramente. Io spero di riuscire a riaprirla questa attività, perché a prescindere da quello che poteva essere ovviamente il lavoro, vedere, io sono celiaca, vedere la gioia dei bambini entrare in negozio e dire alla mamma: mamma, ma io posso mangiare qualcosa di questo? E dire sì, tesoro, puoi mangiare tutto. Non c'è prezzo a pagare, sinceramente, quindi spero veramente di riuscire a rimetterci in moto. Non è un lavoro leggero, partivamo alle 5 con mio figlio per fare il pane la mattina e finivo io alle 11 per fare i biscotti per il giorno dopo, però eravamo contenti perché lo possono dire i miei clienti, che sono tanti qui. Era bello vederli contenti, era bello tutto. Purtroppo qualcuno non era contento di questo, probabilmente, perché io fino all'ultimo ho sperato, tutti abbiamo sperato che fosse stato un cortocircuito o qualcosa, però la mano dell'uomo c'è stata, c'è poco da dire. E ho detto e lo ridirò per tutta la mia vita, fino a che non sarà chiarito. Io non voglio sapere chi è stato, perché chi è stato è un uomo di niente. Di niente. Ma il perché sì. Il perché lo voglio sapere? Il perché lo voglio sapere? Perché, come ho già detto, se mi passate la frase, io sono quella, come vedete, non sto lì a guardare la forma troppo. Siamo caduti dal pero, come dicevo, perché ci è caduta addosso una cosa che non avremmo mai immaginato. Quando mio figlio mi dice, e ce lo siamo tatuato ieri, mi dice: non c'è fiamma che possa bruciare un sogno. È vero. Anche se io non dovessi riaprire, quel sogno non lo bruceranno mai, almeno questo ce lo faccio conoscere. Grazie alla signora Pontari. Noi siamo qui per ribadire ancora una volta che la campagna La Libertà Non Ha Pizzo è una campagna in contrasto al racket delle estorsioni e vuole promuovere e sensibilizzare attraverso una cultura critica sul riscatto delle nostre società. E proprio a questo titolo e alla luce delle parole commosse della signora, voglio regalare a nome di tutti e simbolicamente dei semi, proprio perché sono simbolo di rinascita e per certi aspetti sono diventati anche uno slogan, da un verso di una poesia di Tiberio Bentivoglio, datemi nuovi semi e ricomincerò, ecco, diciamo, abbiamo adottato questo slogan per la nostra campagna anti-racket, proprio simbolo di rinascita. Saluto il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che ci ha raggiunto questa sera. Io più che per i giornalisti sono anche qua per la signora e per la città. Vi chiedo scusa, ma forse sarebbe il caso di permettere a tutti quanti di ascoltare. Sono qua perché questo non può essere un momento come tanti altri, questo è un momento in cui la città ha avuto lanciata una sfida.
una sfida che è stata accettata quantomeno da Libera, a cui va il mio personale e degli altri componenti della Commissione plauso, perché questo deve essere un momento di svolta. Ma non deve essere un momento di svolta perché lo dice il Presidente della Commissione Antimafia, perché lo deve dire l'intera città di Reggio. Citando qualcuno, Roma non perirà se non periranno i romani, Reggio non perirà se quei semi di cui prima si parlava faranno frutto qui a Reggio attraverso il lavoro dei reggini. Guardate, noi non abbiamo necessità di altre persone che debbano organizzare altri eventi simili per testimoniare il dolore che hanno provato in quei minuti tragici in cui anche con i familiari hanno registrato una loro personale esperienza che sa tanto di sconfitta, perché quando fai sacrifici per tutta una vita e poi in pochi secondi, in pochi minuti perdi tutto, credo che nessuno sia in grado di capire che cosa si stia provando nell'animo della persona che si è vista collassare tutto. Io credo che noi si debba andare verso altra direzione. E qual è quest'altra direzione? Quella di un'antimafia, o se volete, perché è anche giusto pronunciare le giuste parole, di un'anti-ndrangheta, perché qui siamo in terra di Calabria, in Calabria c'è la ndrangheta, che sia però patrimonio condiviso di tutti. Perché bisogna capire che, come è capitato ad Alfa, anche se tu in quel momento non sei stato coinvolto, non sei stato toccato, potrà capitare a Beta o a Gamma o anche a te stesso, fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, quando loro lo decideranno. Per cui è una questione di libertà, e la libertà è quel qualcosa che ci rende capaci di dignità, dignità di cui troppe volte il Sud lasciatemi ricordare, il Sud è stato sprovvisto, ma non perché gli sia stata tolta da altri, perché vi ha rinunciato esso stesso. Perché siamo noi, quando impediamo a Tiberio Bentivoglio di sopravvivere, che in qualche modo con le nostre omissioni permettiamo all''ndrangheta di vincere. Siamo noi che, quando un'attività imprenditoriale viene sottoposta a confische, viene gestita da persone serie e abbandoniamo quell'attività imprenditoriale che in precedenza era esercitata da un 'ndranghetista, siamo noi che di fatto decidiamo la sorte della nostra dignità. Siamo noi, scusate, che ci sputiamo in un occhio da soli. Io ero a San Luca, non ero affatto presidente della Commissione Antimafia, non mi era stata data giustamente la parola, e ho ascoltato un discorso che ha fatto un mio omonimo, io affettuosamente lo chiamo San Nicola da Gerace, venerato ultimamente a Catanzaro, ma anche a Reggio Calabria l'avete conosciuto. E a San Luca Nicola Gratteri ha usato parole di verità, ma proprio perché di verità parole durissime. Sta a noi voler risorgere, non ad altri. Lo Stato può fare il suo, ma soprattutto può lasciarci la possibilità di decidere. Noi questa possibilità oggi ce l'abbiamo. Io potevo anche non esserci. Io ho deciso che ci dovevo essere, costasse quel che costasse, perché era giusto, non come niente, era giusto. E se tutti quanti noi iniziassimo a ragionare, non in termini di calcolo di opportunità, di convenienza, ma cosa ci guadagno, ma cosa me ne viene, ma cosa me ne torna. Qua ci sono persone che mi conoscono e sanno che il mio stile, che deve essere lo stile di tutti, è quello di fare le cose senza magari necessariamente dirle, perché è molto facile dire, è un pochino più impegnativo fare. E allora vi chiedo cortesemente, per quel poco che posso valere le parole di un rappresentante delle istituzioni,
in una città in cui le istituzioni non sono state infiltrate, molto spesso sono state colluse. Se non ricordo male, qui il Consiglio Comunale ha avuto qualche problemino in passato, anche di recente. Benissimo, mi rivolgo a tutti quanti voi. Assumiamo la responsabilità di tutelare le istituzioni, perché le istituzioni, se esistono, esistono in quanto ci rappresentano, ci tutelano. Sosteneva Václav Havel, il drammaturgo ceco che è stato anche presidente della Repubblica Ceca, che la legalità esiste soprattutto per tutelare i più deboli. Esiste per tutti, ma in particolar modo per tutelare i più deboli. Allora, la legalità può anche ammettere degli errori, perché le leggi sono figlie degli uomini e molto spesso vanno corrette, vanno emendate, vanno purgate, vanno riviste come un pedalino se necessario. Ma è soltanto lo strumento della legge, universalmente riconosciuto, che tutela i diritti di tutti e in particolar modo dei più deboli. Per cui non è semplicemente una cortesia quella che io chiedo ai cittadini di Reggio Calabria, è un memento a quanto viene sancito in uno dei primissimi articoli della nostra Carta Costituzionale, che parla di inderogabili doveri di solidarietà sociale, economica e politica. E se noi vogliamo bene, prima ancora che alla signora Anna, prima ancora che a Tiberio, a noi stessi, noi dobbiamo voler bene allo Stato, e volendo bene allo Stato non possiamo che voler bene ai diritti di chiunque si veda calpestati, scusatemi, è un'altra citazione, da quella montagna di merda che è la mafia, ma anche la 'ndrangheta. Per cui la Commissione è a completa disposizione e intendimento della Presidenza, non soltanto della Presidenza, quello di non concentrare e consumare l'attività della Commissione a Palazzo San Macuto, quanto piuttosto di uscire fuori da Palazzo San Macuto per testimoniare e per ascoltare. Quindi noi siamo qua a disposizione di tutti coloro che vogliono difendere la legalità e con la legalità quei valori di giustizia e di solidarietà che sono alla base della nostra Carta Costituzionale. Credo che la cosa migliore a questo punto sia ritornare il microfono a chi è dovere, perché qua c'è molto da imparare, c'è molto da ascoltare e poi c'è tantissimo da fare. Ecco così, Nicola Mora. Ha richiamato parole chiavi quali responsabilità, impegno, per quel che mi riguarda come libera, verità e giustizia. Mi ha ricordato che le leggi si fanno a Roma, lo dico da avvocato, magari ogni tanto mi sfugge. E approfitto di questo piccolo lembo di strada per approfittare appunto e richiamare le istituzioni ai propri impegni. C'è una legge, la legge 44 del 99, che tutela le vittime del racket, la legge 108 dell'usura. Beh, spesso queste leggi per lungaggini burocratiche, diciamo che adempiono troppo tardi a quello che in realtà viene sancito come un diritto. Speriamo che in questo caso invece, proprio approfittando anche della sua presenza e delle sollecitazioni che la politica sicuramente potrà fare a livello romano e non solo, la signora possa riaprire presto il suo negozio. Lei saprà meglio di me che ci sono tante leggi e anche belle, anzi bellissime. Peccato che rimangono lettera morta, perché non vengono applicate. Allora, a noi non è sufficiente che la legge esista e che sia scritta nella migliore modalità possibile. A noi interessa che la legge divenga realtà. Noi non possiamo permetterci di vivere, di continuare a vivere in un paese che scinde costituzione materiale da costituzione formale. Da un lato la si studia sui manuali di diritto costituzionale oppure proprio sui testi in cui viene proposta
la Costituzione, ma poi materialmente c'è altro. Tutto questo non è più ammissibile. Io in questo lasso di tempo che mi rimane devo incontrare il prefetto di Reggio Calabria. La legge 44 del 99 ha alcuni articoli che sanciscono anche tempi stringenti. Ne parlavo con Tiberio Bentivoglio mentre venivamo a piedi qui. Io oggi stesso solleciterò la prefettura a prendersi in carico in tempi reali. Ma scusate, no, vorrei che fosse chiaro un concetto. C'è da applaudire ciò che si fa oltre la normalità. Io sto semplicemente facendo ciò che dovrebbe essere fatto da tutti. Scusatemi, io parlo in maniera verace. Se cazzeggiamo tutti quanti e pochi fanno il cosiddetto loro dovere, questa è una società che morirà. Qua tutti quanti dobbiamo recuperare il senso del dovere. Lei stessa prima usava in maniera intelligente il sostantivo responsabilità. Qua bisogna dar risposte. Tiberio Bentivoglio, ma come lui chissà quanti altri, hanno posto delle domande, ma non l'altro ieri, non due mesi fa, dal 1992, dal 2003, dal 2005, perché quasi quasi ricordare tutti gli episodi in cui Tiberio è stato vittima di 'Ndrangheta è quasi impossibile per quanti ne sono successi nel tempo. Ma qua ci sono tante altre persone, anche nella piana di Gioia Tauro, che hanno vissuto questo dramma e loro a distanza però di anni sono riuscite ad ottenere soddisfazione, ad ottenere ragione. Allora, se ci si può riuscire in un caso, perché non ci si deve riuscire in tutti i casi? La legge ha valore quando è applicata con tutti, non con uno sì e con 10 no. Noi non dobbiamo rendere Nino De Masi l'eccezione che conferma la regola, e cioè che la legge per uno funziona e per 100 no. Noi dobbiamo pretendere che la legge funzioni al 100% su tutti i casi. Avvocato, sono sicuro che le darò soddisfazione. Grazie. Adesso ci daranno la loro testimonianza degli studenti dell'Istituto Piria. Danilo. Buonasera a tutti, sono Danilo Nocera, ho 20 anni e sono un vecchio compagno di classe di Giorgio. Caro Giorgio, che dirti davvero? Vorrei dirti tante cose, ma il mio tempo qui non posso dilungarmi troppo. Io ti voglio solamente dire una cosa, c'è tanta gente, tanta, davvero tanta gente che qui ti vuole bene, ma tanto bene. E sulla fiamma proprio c'è un sogno, quindi da ventenne, da ragazzo che come te, che sono cresciuto insieme a te, non posso non condividere quello che tu pensi e che vuoi fare. Quindi io ti abbraccio sempre e ti auguro tutta la fortuna di questo mondo. Sì, una compagna di classe. Buonasera. Allora, io volevo esprimere la mia vicinanza a questa famiglia a nome della nostra scuola. Il Piria da sempre si è schierato a difesa di tutti questi eventi tragici della nostra città. La cosa che però deve caratterizzare, secondo me, una cittadinanza attiva è la capacità di reagirvi, perché questi eventi possono succedere dovunque, ma la forza sta nel cercare di cambiare le cose, e il Piria in questo si è sempre attivato. Purtroppo io non ho un contatto diretto con Giorgio o con la famiglia, però vivo la realtà del Piria, che nonostante abbia visto diplomarsi un ragazzo rimane vicina e rimane vicina in generale a tutti gli eventi di questo tipo. Io rappresento in questo caso l'Istituto Piria, però come vedete vengo dal mondo dell'associazionismo. Il fondatore del mio movimento, quindi quello Scout, dice sempre di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, e secondo me questo è un evento per far sì che questo accada. Grazie. A loro voglio esprimere la mia vicinanza alla mia famiglia, in particolare anche a Giorgio. Sono stata una sua compagna di scuola, non sempre ovviamente c'è stato, non essendo compagni di classe
c'è stato un rapporto abbastanza vicino, però mi ricordo che ogni volta che vedeva ognuno di noi in giro per i corridoi, in giro per la scuola, faceva sempre un sorriso. E appunto, cioè, lo vedo sempre così. È un momento difficile sicuramente, un momento difficile per la famiglia, un momento difficile per la città. Si tratta di un momento in cui la città si inginocchia momentaneamente di fronte, diciamo, al male che ci hanno voluto fare, però, cioè, io vorrei pensare, come ragazza di 20 anni che ovviamente non ha visto molto del passato, però vede molto del presente e vuole vedere anche del futuro in modo attivo, ovviamente non guardando da lontano ma da vicino, che se loro permettono di farci inginocchiare una volta, noi ci rialziamo due volte. Sembrano parole magari campate in aria, però deve essere così. Una città che viene vista come chiusa, grigia, senza colore, non ha senso che ci sia. Oggi vedo tanta gente, vedo anche facce giovani che rispetto al passato sono interessate, appunto hanno voglia di mettersi a disposizione, quindi è un momento difficile da superare, però se hanno fatto perdere un centesimo non ne raccoglieremo due, ne raccoglieremo tre, quattro, fino a quando magari non avranno più voglia di farci perdere il sorriso, che sarà impossibile da far perdere. Virtualmente vi do ognuno di voi, uno per ognuno, a partire dai miei figli, a tutti voi ragazzi, perché siete voi che ci fate andare avanti nel teatro. Bene, voglio ricordare a tutti che il banchetto allestito all'Atere è stato proprio realizzato in maniera tale che ciascuno potesse contribuire concretamente alla realizzazione della ricostruzione del negozio della signora. Nei prossimi giorni comunicheremo un IBAN che permetterà a ciascuno di fare la propria parte. E ancora, per chi volesse aderire alla campagna di consumo critico e responsabile della libertà non a pizzo, ci saranno i moduli del manifesto del cittadino consumatore presso lo stesso banchetto. Adesso noi ci avviamo verso la conclusione del sit-in, quindi andremo in fila indiana presso il negozio della signora, dove lì ci sarà un momento conclusivo e simbolico dove ciascuno di noi potrà porre un pensiero su un cartellone che lasceremo alla signora. Però proprio per un pensiero, una riflessione conclusiva, vorrei cedere la parola al referente di Libera Reggio Calabria. Grazie a tutti. Io, in rappresentanza di tutti gli imprenditori della rete direi di Reggio Libera Reggio, ci siamo salutati prima, sono quasi tutti qui presenti, hanno lasciato le loro attività oggi per venire a stare accanto alla signora Anna, perché si sentono parte in causa di questa cosa. Sono circa 60 imprese, chiamerei qui accanto Tiberio Bentivoglio, che un po' li rappresenta tutti, che ovviamente, diciamo, è stato per noi un importante riferimento in questi anni. Noi ribadiamo fortemente quello che è il messaggio che viene da questa manifestazione, che abbiamo voluto insieme alla signora, che ha condiviso da subito questa cosa, l'abbiamo fatta insieme, la consideriamo già parte di Libera, parte di Reggio Libera Reggio, e vogliamo dire le due cose che abbiamo detto dal primo momento. Tutti i cittadini, la novità secondo me è questa, tutti noi, lo ha detto anche il senatore Morra prima, dobbiamo vestirci di responsabilità e fare la nostra piccola parte, perché tutti i giorni, se con il nostro comportamento quotidiano denunciamo i piccoli e grandi soprusi, non permettiamo al vicino di casa di buttare la spazzatura in mezzo alla strada e soprattutto non gli permettiamo di parcheggiare in seconda fila, non gli permettiamo di impedire ai nostri figli di passare sulle strisce pedonali per andare a scuola, forse riusciamo a cambiare tutto in meno tempo di quello che qualcuno pensa. Grazie, una parola sola
a Tiberio a nome di tutti gli imprenditori di Reggio Libera Reggio. Noi ci siamo e saremo sempre a fianco vostro. Grazie. Buonasera. 10 anni fa è iniziato questo percorso di Reggio Libera Reggio. 10 anni fa eravamo chiusi in una stanza, 3 o 4 persone, a mo' di carbonare, di nascosto, a ragionare su queste cose, su queste dinamiche dell'antipagato. Ci siamo riusciti, passo dopo passo, anno dopo anno, siamo arrivati a 60 imprenditori. Oggi si aggiunge la signora Anna, alla quale, verso la quale dobbiamo mostrare non solidarietà, non pacche sulla spalla. A lei non se ne frega, non li conterà mai mi piace su Facebook. Lei ha bisogno subito, subito. Andiamo dal signor prefetto onorevole e diciamo di applicare l'articolo 17 della legge 44, che quasi mai è stata applicata a Reggio Calabria. La provvisionale, subito, la provvisionale. L'articolo, la legge non lo permette, la signora ha bisogno domani, tra 8 giorni di ripartire, non fra 3 anni come è successo a me. 3 anni per aspettare, non è possibile, dobbiamo ribellarci. Signora, io le sono vicino e ho pianto quel giorno che ho visto la foto, ho pianto perché ho sentito la puzza dentro le mie narici, ho sentito quelle sirene. Non chiamate gli eventi dolosi, è una distruzione di una famiglia. Psicologicamente non si staveranno mai queste cose. I suoi figli non ce la faranno mai a dimenticare quella foto, quel negozio distrutto. Come faranno fra poco? Incominceranno i debiti, incomincerà la signora a non poter pagare i contributi, come è successo a me. Allora l'Equitalia mi è saltata addosso, mi ha ipotecato il bene immobile, perché non ce l'ho fatta a ripartire. Questo alla signora Anna non deve succedere, nessuno gli deve prendere la casa perché ha debiti ormai, i fornitori vogliono i soldi dalla signora Anna, possono aspettare un mese, 2, 3, ma poi la signora Anna deve pagare, non ce la farà se quello Stato, se quel palazzo non funziona. Quindi vi prego, ribelliamoci tutti.